Buonasera mister Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita di Ferrara. Una bella vittoria e iniziamo quindi con la domanda di rito, la sua analisi della partita. Ma credo che abbiamo fatto una prestazione importante sotto tanti aspetti. Credo che abbiamo costruito almeno 8-9 occasioni da gol. Sicuramente il fatto di non aver fatto più gol ci ha un po' condizionato a tenere la partita viva fino alla fine, però dal punto di vista della capacità di stare in campo e di fare un certo tipo di calcio, credo che oggi veramente a lunghi tratti abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Dobbiamo essere bravi a essere consapevoli di questa situazione e soprattutto avere la capacità di guardare oltre e di essere felici oggi e pensare già alla prossima partita, perché sicuramente oggi abbiamo fatto una gara nella quale abbiamo espresso molte delle cose che stiamo ricercando, per lunghi tratti l'abbiamo fatto anche molto bene. Dobbiamo essere bravi a chiudere le partite nei momenti in cui abbiamo le occasioni e ce le creiamo, soprattutto perché credo che abbiamo veramente costruito tanto. Ecco, dal punto di vista difensivo la squadra la trova migliorata rispetto alle partite precedenti? Come ha visto la fase difensiva della squadra? Sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti, siamo riusciti spesso a coprire palla, a essere aggressivi, a non concedere spazio dietro. Abbiamo davvero concesso poco. È chiaro che giocavamo anche contro una squadra che ha giocatori di grandi qualità, quindi qualche giocata, qualche situazione ci sta nell'arco della partita. Credo che però rispetto al volume di gioco e alle occasioni create sia stata una vittoria assolutamente meritata. E quindi anche nella fase difensiva credo che ci sia stata una crescita sul quale chiaramente abbiamo ancora margini su cui lavorare, però siamo a inizio stagione e su questo dobbiamo essere molto bravi e coscienti che abbiamo ancora tanto da fare, però è una vittoria che ci dà grande entusiasmo, grande voglia di riprendere, grande voglia di giocarci le partite o con questo atteggiamento. Lo spirito sicuramente è stato uno spirito di squadra che vuole ottenere sempre qualcosa di importante e questo è un valore assoluto. Alessio Duatti, la Nuova Ferrara, buonasera mister, complimenti per la vittoria. A proposito di fase difensiva, uno di quelli che l'ha fatta meglio a mio avviso è stato Moncini. Probabilmente gli è mancato solo il gol, però credo che la sua sia stata una prestazione complessiva. Cosa ne pensa? No, assolutamente. Moncini, mi dispiace, ha avuto 3 occasioni importanti per far gol. È un giocatore che sicuramente ha fatto dal punto di vista della collaborazione difensiva o qualcosa di che ci aiuta molto a andare a aggredire, a coprire palla e quindi a essere sempre vicini all'area di rigore. In una di queste situazioni all'inizio del secondo tempo abbiamo sfiorato il gol, è andato uno contro uno col portiere. Mi dispiace che non sia riuscito a fare gol perché se lo meritava. Davide Sottini, SS.com, complimenti mister. Finalmente grazie. Abbiamo visto un Venturato che si è sciolto ed è andato sotto la Ovest alla fine. Sicuramente la passione della gente è un qualcosa di straordinario qui, quindi condividere questo momento è qualcosa che sentivo di fare e li ringrazio perché veramente ci danno una carica e un entusiasmo che è davvero grande e quindi noi sicuramente cercheremo di regalare ancora partite almeno dal punto di vista del temperamento, della capacità di voler provare a vincere sicuramente, perché questo è un pubblico che merita tanto. Bolognesi Trestense, mister, l'unica sorpresa della formazione è Varnier dall'inizio e fino alla fine della partita. Come ha visto la prestazione del ragazzo?
Sicuramente era un po' che non giocava, aveva fatto solo delle amichevoli fino adesso, quindi sicuramente mi pare che ha fatto una prestazione importante, anche dal punto di vista fisico. Non avevo tanti dubbi che non reggesse dal punto di vista fisico, perché aveva sempre lavorato bene sotto quell'aspetto. Era il recupero muscolare, il recupero a livello anche psicologico dopo gli infortuni che ha avuto, che diventava importanti. Però mi pare che dal punto di vista della tenuta ha tenuto bene, dal punto di vista della prestazione mi pare che ha fatto sicuramente qualcosa di estremamente positivo. Avete altre domande per il mister? Prego. Buonasera mister, Alessio Marini dell'ospolino.com. Visto che parliamo di singoli, le chiedo due parole su Alessandro Trippaldelli, che abbiamo spesso criticato anche noi, però nelle ultime partite sembra decisamente in crescita. Sì, Alessandro è un ragazzo che ha sicuramente qualità importanti, non è arrivato alla Juventus per caso, non l'ha ricercato il Sassuolo in Serie A o il Cagliari in Serie A per caso, è un giocatore che ha sicuramente qualità e potenzialità enormi, sta a lui con continuare a confermarle, quindi il lavoro, la capacità di rimanere concentrati e di alzare un po' alla volta l'asticella per volersi migliorare, sicuramente Alessandro riuscirà a ritornare a esprimere quelle che sono sicuramente le sue qualità.